Allora, ci troviamo con Francesco Notarcola, presidente della Consulta delle Associazioni. Questa che io sto facendo è un'intervista, giochiamo un po' in casa, perché facendo parte anche dell'osservatorio Peppino Impastato, anche noi siamo dentro, ed essendo Francesco anche il presidente dell'osservatorio, è una, diciamo, ci troviamo a giocare in casa. Allora, una prima domanda: oggi verrà il ministro Lorenzin della Salute. Quali sono, e noi ci troviamo qui con le associazioni per ovviamente porre delle questioni e raggiungere degli obiettivi da questa visita. Quali sono gli obiettivi che, io lo so, ma diciamolo a chi ci sente, quali sono gli obiettivi che noi vorremmo raggiungere sfruttando la visita del ministro? Ma intanto noi vorremmo chiedere al ministro le motivazioni per cui i governi nazionali e regionali che si sono alternati alla guida del paese e della regione Lazio negli ultimi 20 anni si sono accaniti con determinazione inaudita contro la nostra terra e contro le nostre popolazioni. Al ministro vogliamo chiedere un impegno urgente per mettere fine a questa drammatica, tragica vergogna del pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani, un ospedale moderno che ci era stato illustrato come l'elemento per rilanciare l'organizzazione sanitaria nella provincia di Frosinone. Non è successo niente di tutto questo, invece abbiamo avuto la disintegrazione della sanità nella provincia di Frosinone. Sì, però una cosa, però il ministro potrebbe rispondere, sicuramente lo farà, perché queste persone sono abbastanza scaltre secondo me politicamente, che in realtà competenza per la gestione della sanità regionale è del presidente Zingaretti, che fra l'altro, essendo la regione Lazio in materia di sanità commissariata, è anche il commissario, e quindi lui da un certo punto di vista il ministro stesso potrebbe fare poco e sicuramente trasferirà le responsabilità al commissario Zingaretti. Voi che cosa direte? Ricordiamo che Francesco Notarcola è stato incaricato dalla Consulta delle Associazioni di parlare a nome della Consulta proprio al ministro. Quindi, ritornando alla domanda, come verrà confutata, o comunque come verrà confutata questa obiezione che il ministro sicuramente farà, dice: no, io non c'entro niente perché la regione è commissariata, bisogna chiedere a Zingaretti. Se il ministro pensa questo, non doveva venire oggi a Frosinone per parlare di sanità, del pronto soccorso e per incontrare noi. Comunque il problema si può risolvere benissimo, perché il ministro ha tutta l'autorità per convocare ad un tavolo la presidenza della regione insieme alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, e quindi, dopo un esame della situazione, determinare i provvedimenti necessari per risalire la china. Vabbè, speriamo che sia così, perché la situazione è veramente tragica. Anche per esperienza personale, ieri mio padre è successo che, anziché rimanere su una barella a 90 anni, dopo essere stato ricoverato per problemi cardiaci, è rimasto 4 ore su una sedia. Questa è una delle tante vergogne e degli tanti episodi drammatici che accadono quotidianamente al pronto soccorso. Certamente non si può immaginare per una persona civile che vive in una società che si dice civile, che una persona di 90 anni venga trasferita da una unità dell'ospedale al pronto soccorso alle 4 o alle 5 del mattino su una sedia a rotella. Ok, grazie.